parte Palombo che tira, c'è una deviazione, la palla va sul fondo. Qui parte Palombo, un gol fantastico di Palombo, la Sampdoria in vantaggio al 28esimo, che botta! Ancora Pia, prova a conquistarsi il Napoli, palla dentro per Hamsik, uscita di Castellazzi. Cassano alza la testa, poi tira, Navarro pronto e attento. Hamsik, pallone dentro, Zalaceta! Il pareggio del Napoli, Marcelo Zalaceta come all'andata, segna contro la Sampdoria. Parte Palombo, e 2-1 per la Sampdoria, ancora Palombo e ancora Navarro, sicuramente non esente da colpe, anzi 2-1 per la Samp, doppietta di Palombo su punizione. Contini in mezzo ancora per Zalaceta, arriva Grava e Castellazzi salva la Sampdoria su Gianluca Grava. Ancora Campagnaro, parte, lo chiamano Ugo i tifosi della Sampdoria, ancora Campagnaro, allarga il gioco per Cassano, in area ci sono due Pazzini, Cassano dentro, il cross ancora per Campagnaro e qui veniva giù Marassi, se segnava. Ancora la rimessa laterale per il Napoli, si fa vedere Hamsik, ancora Hamsik dentro per Denis, 2-2, Denis evita a Donadoni la prima sconfitta sulla panchina del Napoli e salva gli azzurri a Marassi, Denis. Finisce 2-2 a Genova, Mister X Donadoni, tre pareggi consecutivi sulla panchina del Napoli, in rimonta sia a Reggio Calabria che qui a Genova, dove è stato Denis a salvarlo dalla prima sconfitta. Per tutti gli attaccanti tutti i gol sono importanti, oggi penso che la squadra ha fatto una bella partita, mi dispiace per Nico che fino ad ora aveva fatto bene, poi che succede al portiere più grande del mondo, quindi uno può stare tranquillo di che ha lasciato tutto, poi uno sempre pensa in giocare, la scelta la fa sempre il mister, però sempre pronti quando ha bisogno il mister.